Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il canale YouTube Le Ali del Bruco. Torna a trovarci un caro amico che ormai sta diventando un appuntamento fisso, anzi sto pensando di fare una cosa. Intanto ce l'andiamo a presentare subito, lui è Massimo Fratini. Caro Massimo, come stai intanto? Andiamo. Buonasera Francesco e buonasera a tutti i web ascoltatori che ci vedono, Sì. insomma, chi ascolta e chi ci vede. Tutto bene? Te come va? Tutto a posto, Bene, Francesco? bene. Allora, ti stavo Bene. dicendo, stavo pensando una cosa. Nel frattempo che arriva il nostro amico, siccome come dire, mi piace l'idea di continuare questo rapporto di collaborazione, già l'ho fatto e noi abbiamo comunque già fatto un po' di video, diciamo, fra uno o due appuntamenti, stavo pensando di creare proprio una playlist di Massimo Fratini, story, diciamo, dove ci carico dentro tutti i lavori che abbiamo fatto fin qui. E così le persone in qualche maniera sono appassionate al tipo di narrazione, al tipo di esperienza che tu ci porti a conoscere, può trovare tutto in un unico contenitore e magari si fa una maratona di 6 ore, 10 ore La con tutti. carrellata di Massimo Fratini, insomma. Esattamente, esattamente. Va bene, allora Massimo, sappiamo chi è l'ospite della serata perché è stato, insomma, abbondantemente pubblicizzato. Lo stiamo aspettando perché lui rientra dal lavoro, quindi dovrebbe raggiungerci a minuti, però se nel frattempo ce ne vuoi parlare di questa persona e del suo percorso, che possiamo dirlo, non è stato facile, Sì, non è ma stato... No, non guarda, è... la situazione è molto triste perché la sta vivendo, diciamo, con il mio accompagnamento da 36 anni a questa parte, che siamo come due fratelli, lui è il mio fratellone, io sono il suo fratellino, però quello che, insomma, ogni tanto ci facciamo una diretta insieme e lui se la fa autonomamente su Facebook. Però, diciamo, sul canale Segni dal Cielo non è che proprio sia attivo, ogni tanto qualche uscita la facciamo insieme e lui racconta le sue esperienze. Ormai tutti lo conoscono in tutto il mondo, diciamo, Zanfretta è conosciuto in tutto il mondo, tutti sanno la sua storia da quella notte del 19... dicembre 1978. Lui ebbe il cosiddetto episodio di abduction oppure rapimento alieno. Io, rapimento alieno, oddio, alcuni utilizzano questa dicitura. Io userei dire prelevamento vero e proprio, anche se sì, in effetti è stato un po' un rapimento. Lo hanno prelevato e portato a bordo della loro astronave, che è un'enorme nave spaziale immersa nello spazio vicino alla Terra. E addirittura si è pensato che questa astronave fosse il famoso Cavaliere Nero, ok? Black Knight, no? Ok? E perché anche questo è un mistero. Poi parleremo anche, ci sarà una bella serata sul Black Knight, perché insomma, nasconde delle piccole sorprese, ma anche grandi misteri. Lui, Piero, abbiamo cominciato a fare convegni insieme. Lui è stato in TV, addirittura a Portobello. Sì. Ok, ti ricordi, no? Ah, guarda, Lui. avevo caricato in regia proprio per far vedere questa cosa. L'immagine sua è una foto storica, ormai è diventata leggendaria. Eccola qua, insieme a Enzo Tortora, quando fu intervistato proprio a seguito dell'esperienza, quel racconto. Sì, ma lui qui è insieme a Rino Di Stefano, che è il famoso scrittore del libro che racconta, diciamo, ecco, tutti gli episodi, la narrazione vera e propria del caso Zanfretta. Io stavo pensando di scrivere un nuovo libro sul caso Zanfretta, dedicando pagine all'interno del libro, ma già sto facendo una bozza, ne parlerò a Piero perché mi è venuto in mente pochi giorni fa. Una nuova narrazione degli episodi ultimi da quando nel 2010, penso 2008-2009, ha cominciato ad entrare in alcuni portali gestiti dai Dargos. I Dargos non sono rettiliani, I Sì. Dargos sono esseri anfibi. Che non sono cattivi, non sono cattivi, sono una razza aliena tra le tante migliaia di razze extraterrestri, di civiltà extraterrestri che, diciamo, loro, i Dargos, conoscono e interagiscono. Ha cominciato a viaggiare attraverso questi portali che gli hanno preparato proprio
molto bene, no? In modo che lui, appena arriva l'astronave, scarica i dati su questa piramide, su questo, diciamo, contegno, no? Perché lui scarica, diciamo, forse, diciamo, c'è un po' Sì, di no, ti ignoranza. stavo dicendo io su questa cosa, ti pregherei questa sera di voler approfondire, perché forse tutta questa storia, se non ci fosse questo oggetto, non Sì. sarebbe così interessante, perché si tratta in effetti, non so se sarai d'accordo con me, i casi di esperienze di contatto alieno ce ne sono stati innumerevoli, però poche volte, io ricordo per esempio il caso di quel commerciante svizzero che ebbe modo di incontrare. Era, aiutatemi a ricordare. No, era italiano, ma lui era un commerciante. Vabbè, poi te lo trovo. Che ebbe un'esperienza di contatto e lui, a seguito dell'esperienza, chiese proprio che gli venisse consegnato qualcosa a testimonianza di quel racconto. E gli ha detto: no, no, gli dissero in quel caso: no, non ti possiamo consegnare niente, assolutamente, non è questa la cosa che non si può fare. Nel caso invece di Zanfretta, lui è proprio il custode di questo oggetto che gli è stato consegnato e che periodicamente deve tornare a, come dire, manutenzionare, aprire, fa tutta una serie di operazioni. Questa storia per me è particolarmente interessante perché non ha analoghi nelle esperienze di contattismo. O almeno che mi risulta non a questo livello per così lungo tempo, ecco. Certo, ma guarda, il caso Zanfretta, ti ho detto, come stavo dicendo prima, è un caso incredibile, secondo me uno dei pochi al mondo, se non l'unico, perché finora, diciamo, la casistica ufologica, che è molto intensa, alcune che tutt'oggi ci stanno, stavo vedendo l'altro giorno avvistamenti UFO veramente a go-go, cioè tantissimi, c'è una serie di attività extraterrestre veramente da far spavento, cioè, ci sono stati avvistamenti anche da parte di militari. E, lo stesso Piero mi ha parlato che lui ha visto civiltà extraterrestri. Non a caso un famoso contattista che è Eugenio Siracusa, lui incontrò questi esseri che erano dei nordici, no? Che gli ha presentato Eugenio Siracusa quando lui è andato in Sicilia a trovare Eugenio, fu ospite di Eugenio, e lo stesso Eugenio disse: guarda, ti faccio conoscere le persone. E lui, con molta curiosità, disse: chi mi fai conoscere, scusa? E dice: no, guarda, sono degli amici un po' particolari. Lui, quando è andato con lui, diciamo, sull'Etna, Sì. adesso la località non la ricordo, comunque a molti pochi metri dalla bocca principale del vulcano siciliano, e lui ha visto una luce molto intensa e una porta che si apriva, e lui lì si mise paura, dice: ma che cosa sta succedendo? E uscirono fuori, diciamo, qua Eugenio gli disse: guarda, non ti preoccupare, questi sono miei amici, stai tranquillo, non ti fanno nulla. E ovviamente sono usciti da questa porta, da questo portale, chiamiamolo così, degli esseri nordici, aspetto nordico, biondi, alti e biondi, e che lo hanno salutato e hanno detto: ciao Piero. Lui, nel momento in cui li ha visti e loro l'hanno salutato, lui è scappato. E Eugenio gli correva appresso e gli faceva: ma dove stai andando, Piero? Guarda, ti fanno del male. E poi da lì tutta un excursus, la storia, e lui, Dargos, che lo hanno prelevato, l'hanno iniziato a far viaggiare. Ma dopo, diciamo, tantissimi anni gli hanno preparato una strada veramente incredibile, perché chi se l'aspettava che lui fosse l'esploratore di dimensioni? Perché attraverso questi portali, attraverso questi stargate, lui viaggia attraverso dimensioni, lui viaggia attraverso sistemi stellari che noi non conosciamo, lui non sa neanche dove sono ubicati. Addirittura lui stesso ha raccontato, come tanta gente sa, la testimonianza lui è unica, perché dice: ah, sta raccontando. Molte persone si sono un po' lagnate, tra virgolette, perché diciamo: ma sta raccontando del vero o del falso? Beh, secondo me, ma non perché io sia suo amico, Piero è stato sottoposto al Pentotal, che è una droga che tutti Sì. conosciamo, che è incredibile, micidiale. Lì sotto il Pentotal non hai scampo. E poi è stato sottoposto sotto ipnosi. Insomma, ci sono comunque fatti, testimonianze
che appunto a sua volta, scusate il giro di parole, testimoniano la realtà del caso Zanfretta, anche perché gli stessi carabinieri, gli stessi esercito, spionaggio, chi che sia, insomma, sa dell'attività extraterrestre che circonda la persona Piero Zanfretta, che è Sì, Pierfortunato Zanfretta. sì, sì. E lui racconta comunque con molta vivacità, un po' arrabbiato, ma in passato era molto arrabbiato, adesso un po' si è calmato anche perché col sottotitolo di Massimo Frattini, che io gli faccio da sottotitolo, interprete, ovviamente io gli ho spiegato, guarda Piero, sta succedendo questo e questo, perché insomma, Sì. non perché, non dico per ego, ma dopo 42 anni di ufologia, bene o male qualcosa ci capisco. Poi parlo molto spesso di portali e sono uno dei cacciatori di portali di Stargate, ok? Quindi so come funziona la situazione. Lui quando entra in uno Stargate viene polarizzato anche grazie al pensiero, ma anche al pensiero dei Dargos. Perché se i Dargos entri dentro un portale, ce ne sono 46, mi pare, di portali, Sì. lui ne ha visitati la metà, mi pare, poco meno della metà. Uno dei tanti ha visto tre pianeti ci sono, simili alla Terra. Uno lo chiamiamo Terra 1, poi c'è Terra 2 e Terra 3. In questo periodo io ho detto, Piero, se tu riesci ad andare su dai Dargos, digli che vuoi visitare Terra 3. Ultimamente lui è salito a bordo della navetta dei Dargos, si stava avviando per andare su Terra 3, che dice, ovviamente lui ha visto qualcosa così, ma non lo ha visitato come ha visitato Terra 2 e Terra 1. A un certo punto i Dargos lo hanno lasciato lì da solo, si sono praticamente sono ritornati indietro, gli hanno detto a Piero di andare via e quindi sono spariti all'interno di un altro portale. Devo dire che in passato Piero ha avuto ovviamente la opportunità di poter andare con i Dargos al centro della Terra e non a caso passando attraverso la bocca vulcanica dell'Etna, cioè lui ci è entrato dentro con la Sì. navetta spaziale di Dargos a forte velocità, dice qui impattiamo, ci facciamo secchi, E ok? invece no. Invece no, perché poi mi sono ricordato dei vari episodi delle casistiche ufologiche dei vulcani Sì. Etna, Popocatepetl, Sì. Sì, i poco catete del Messico. Allora, aspetta. Cagliostici, quando vedi questi UFO che Che entrano, nel entrano. vulcano spariscono nel nulla, accelerando a velocità incredibile. La velocità per poter appunto aprire un varco spazio-temporale o dimensionale e andare al centro della Terra. E al centro della Terra Piero ha visto una città con tantissime civiltà extraterrestri che erano tutti in comunione l'uno con l'altro. Non si facevano guerra, non esiste la moneta, non c'è combustibile fossile, ma solo navette spaziali ad antigravità. Tutto con tranquillità e serenità. Dice, io non ho mai visto una cosa del genere, ha detto Piero. Ha visto svariate tipologie di esseri impensabili da descrivere. Sì. Allora, nel frattempo, scusa, stavo guardando una. Non capisco perché, ma ditemi se io ho spento tutto quello che c'era da spegnere, ma qualcuno mi dice che sente, non so da dove entra naturalmente questo audio, devo controllare, che sente le notifiche di WhatsApp, ma le ho spente tutte, quindi non so come fate a sentirle, dei messaggi che entrano in arrivo. Nel frattempo voglio ringraziare, evidentemente è un appassionato come noi, Fiorentino Rinaldi, perché mi ha permesso di ricordarmi qual era il nome del contattista italiano che si chiamava Walter Rizzi. Te lo Sì, ricordi questo caso, no? adesso me lo ricordo, sì. Eccolo qua, Walter Rizzi, che ebbe modo, visse questa esperienza di incontro straordinario. Lui con questi esseri che insomma avevano questi occhi a forma di gatto, queste labbra sottilissime, ci sono, le ho trovate le interviste. E lui, prima che se ne ripartissero, proprio si gettò ai loro piedi, lo racconto in quell'intervista, lasciatemi qualcosa di questa esperienza. E non gli lasciarono assolutamente niente, perché quello continuava a dire: no, non possiamo lasciarti niente, lo facciamo per il tuo bene. Con Zanfretta è successo esattamente il contrario, quindi noi abbiamo custodita da qualche parte, lui sa dove, questo oggetto, questa piramide, che è insomma con questi segni particolari, non so se poi è una forma di scrittura, sono simbolismi, quello che è, e che lui deve andare a manutenzionare, cioè ad aprire ogni tanto, si illumina, fa delle luci, fa delle operazioni, poi si rispegne e insomma
ritornerà dopo un mese, non so adesso esattamente qual è il periodo. Però questa No, cosa. Luis Francesco scarica i dati ogni 15 giorni. Va bene, ogni. Sono dati. Allora, noi siamo energia, questo è un dato di fatto Sì. scientifico, noi siamo energia e siamo un po' una sorta di ricevitori e trasmettitori, perché il DNA la fa da padrona in tutto e per tutto su questo contesto. Allora, siccome noi viviamo la nostra vita e registriamo tutto ciò che facciamo, tutte le nostre attività, lui lo rivede. Lui lo rivede quando scarica appunto su questa sfera che all'interno c'è la piramide, questo congegno, scarica tutto ciò che ha registrato in passato, ok? Quindi i Dargos osservano quello che lui ha registrato, lui poggiando, diciamo, questa parte dove sta la pineale, lui scarica tutti i dati che vengono registrati. E quindi si rivede tutte le telefonate che ha fatto, le videochiamate con me, tutte le persone che incontra, il lavoro, tutta la sua vita, tutta la sua vita. E quindi è ovvio che lui, che poi ve lo racconterà pure, io adesso ho un periodo che non sta avendo più contatti con i Dargos, perché deve essere successo qualcosa sicuramente, perché qualcosa deve essere successo, perché i Dargos l'hanno lasciato lì da solo e gli hanno detto: guarda, ritorna indietro perché È devi andare. arrivato per fortunato. Allora facciamolo È entrare. arrivato, dai. Eccolo qui. Qualche secondo ancora. Ci siamo. Per fortunato, buonasera. Ciao, ciao. Ciao, Piero. Grazie di essere con noi. Grazie moltissimo. Combinazione, ho detto, stasera sono tranquillo, non c'ho niente da fare, invece mi sono arrivate due ambulanze, vabbè, sono liberato velocemente, va bene così. Va bene, va Scusami, ma bene. non lo faccio apposta, il mio lavoro. No, ma figurati, anzi, ti ringraziamo per questa occasione che ci dai di poter chiacchierare con te. Allora, so che, insomma, con Massimo vi lega una profonda e sincera amicizia. Lascio a voi cominciare a raccontare di questo percorso per comprenderne di più. Abbiamo solamente tenuto in caldo la questione. A No, ma io te. stavo raccontando quando Piero, a parte i convegni che io l'ho invitato, che è venuto, che ha raccontato, ma le esperienze di quando ha cominciato a viaggiare attraverso questi Stargate, che poi ha trovato delle sorprese. Insomma, Piero, io ho raccontato, e poi puoi dirlo tu, infatti stavo dicendo dei Dargos, che tipologia di esseri sono degli esseri, non sono rettiliani, ma sono esseri No, alti sono 3 metri, acquatici, ma no, sono acquatici, non sono nei rettiliani. La gente sono dice sono acquatici, rettiliani, appunto, sono. Ma no, dai. anfibi. Sono anfibi, basta, vivono sott'acqua e Certo. possono uscire fuori dopo un po', però bisogna che quando la cosa va troppo alla lunga, entrano dentro nei cilindri pieni d'acqua e da lì prendono ossigeno, basta, è tutto lì. Certo. No, perché molti arrivano e scrivono: ah, ma quelli sono rettiliani. Non sono rettili, sono anfibi, sono esseri anfibi. Ma io continuo sempre a dire: non scambiate Roma per Toma, non va Certo. bene. Lo so, infatti. Senti, Piero, hai avuto qualche viaggetto ultimamente? Non ti hanno fatto entrare nel portale Dargos? Allora, l'ultima, te l'ho detto anche a te come è andata a finire, parlo di una settimana fa. Dovevo andare a vedere Terra 3, ti ricordi che ti ho detto, avevo visto quei 3 pianeti, l'uno, il due, il tre. Mi hanno messo dentro nel solito ambaradan di vetro, tutto quanto, tutti e quattro, due da una parte, due dall'altra, stavano per partire, hanno buttato giù questo trasporto di vetro, sono usciti, sono entrati dentro nel triportale e mi hanno lasciato lì come un deficiente. E non adesso è una settimana che non mi fanno entrare, non capisco il perché, deve essere chiaramente successo qualcosa, perché non boh, io non saprei cosa dire, mi trovo anche in difficoltà per poter parlare di questa cosa. Dopo tutto quello che mi hanno fatto vedere, e poi magari lui non lo sa, il nostro amico, loro mi hanno fatto una proposta un po' non indecente. Indecente. Indecente, sì. Vogliono che io, vorrebbero che io vada con loro un anno e mezzo. E
E non so ancora il perché, non riesco a mettere a fuoco la cosa. E non sapevo che avevano il numero uno, quindi Drog, su quello che ho conosciuto io, è il numero due. Quindi figuriamoci. E adesso vediamo cosa ne... Io prima gli ho detto, io posso anche provare a venire, ma prima devono mantenere le tre promesse che hanno fatto. E quindi, poi sono diventate quattro. Perché le tre promesse le sai anche tu, Massimo, no? Certo. L'incontro con le 12 persone, Sì. farsi vedere in televisione, giusto? E che mi diano il permesso che tu possa vedere quello che ho visto io, senza problemi. Certo. Però io adesso loro vogliono che io dovrei star via un anno e mezzo. Io non so come farò, però a quel punto lì ho detto, va bene, vediamo. Però, visto che non avete problemi di amanti e tutte quelle cose lì, mi date un bel sacco grosso in modo che posso mettere a posto la mia famiglia. E Massimo, anche tu sei la mia famiglia, giustamente. Grazie. No, vado via, devo andare via tranquillo. Però loro mi hanno parlato di un anno e mezzo, ma poi lo è un anno e mezzo? Non è che Ah. diventano, quando sono là, poi Certo. torno E indietro, sono passati 50 anni. questo è da dire anche a Francesco, è un grande punto interrogativo perché non si sa effettivamente quanto passa sulla Terra e se effettivamente passa un anno e mezzo del loro tempo. Io non vorrei ritrovarmi poi praticamente che torno indietro e sono passati 50 anni. Io, sai, Certo. ne ho 70, torno indietro, ne ho sempre 70, ma ne sono passati altri 50. A me Non sicuramente mi troverei trovi più né sul mia moglie né... portale dei defunti, sicuramente, a 50 anni. anche quello, vedi. Pensa che purtroppo tante persone continuano a chiamarmi, ma non è colpa mia. Io vorrei andare nel portale dei defunti e comunque portarvi notizie di chi o delle persone, cose varie. Ma se non mi fanno entrare ancora oggi, cioè io proverò stanotte sicuramente, ma è una settimana che non mi fanno entrare. Prima, quando non mi facevano entrare, usciva la sfera di luce, mi faceva capire che non potevo entrare e basta. Ma adesso sono praticamente da lunedì scorso che non mi fanno entrare, non capisco perché. Quindi figuriamoci. Chissà che cosa staranno combinando. Ma non lo so, sinceramente vorrei capire anch'io. Poi una spiegazione, di solito, quando io mi metto a tirare le Madonne lì dentro, loro mi danno una spiegazione. Perché tanto quando li mandi a quel posto, loro ti dicono stesso cosa vuol dire questa parola. Te la dico poi in genovese, non c'è problema. E quindi figuriamoci. Sì. E poi ormai sono passati 10 giorni, devo ancora scaricare i dati. Non l'hanno mai tirata così alla lunga. Non capisco il perché. Quindi figuriamo, è la sfera che vedete Sì, voi. senti, Pierfortunato, scusami, ci diamo del tuo, è la prima volta che ci Certo, incontriamo. certo. Allora, Chiamami Piero, per favore, però Pier, non Pier Fortunato. C'è una Piero, sfiga addosso che non chiamalo immagini. Pierino. Piero, allora, stavamo dicendo prima che tra tutte le esperienze sicuramente il tuo è uno dei casi meglio documentati al mondo. Tra tutte le esperienze che noi siamo venuti a conoscenza, il tuo riveste un ruolo particolare proprio perché, a differenza dei molti che dicono o dichiarano di aver fatto lo stesso genere di esperienze, a te è stato proprio consegnato un oggetto. Per esempio, prima abbiamo parlato del caso di Walter Rizzi, anche lui ebbe modo di incrociarsi con degli extraterrestri, chiamiamoli così, e lui li pregò, prima di andare, di lasciargli qualcosa che potesse in qualche maniera testimoniare questo avvenuto contatto. E loro gli dissero esplicitamente: no, non ti possiamo lasciare niente, lo facciamo per il tuo bene. Con te invece è successo l'esatto contrario, cioè ti hanno praticamente lasciato in custodia questo oggetto, Questa scatola. questa scatola che tu periodicamente, diciamo, ma è un termine sbagliato, manutenzionare, aprire, scaricare i dati, fare insomma una serie di operazioni. E questa scatola di fatto, a mio avviso, rappresenta un discrimine rispetto a tutte le altre storie, perché non esiste, c'è un altro caso dove c'è una persona che ormai da 40 anni e oltre deve fare questo genere di operazione, che tu, 43 anni a descrivere. appunto,
E a appunto. dicembre sono 44. Appunto, e con perizia, e con costanza e con metodica fa questo genere di operazioni. Io lì volevo capirci di più. Intanto ti sei fatto un'idea del perché è successo tutto questo? Questa scatola, per quello che hai potuto comprendere tu, che attinenza ha con te e con il resto dell'umanità? Allora, innanzitutto ti posso dire che quando li ho incontrati la prima volta, è chiaro che mi hanno portato sulla loro astronave, mi hanno messo dentro su quel letto, mi hanno aspirato il sangue da una parte, dentro il macchinario e mi rientrava dall'altra, questo è sicuramente. Ma la cosa è che dopo un mese e mezzo, li ho incontrati e mi hanno detto vieni con noi che ti portiamo in un posto particolare. E da lì si è aperto per la prima volta il portale, il primo portale. Figuratevi voi, appena ho visto una cosa del genere, ho detto sono destro o sono sveglio, perché c'è qualcosa che mi hanno fatto entrare, mi hanno portato nella sala dove c'è questo oggetto, e mi dice vieni dentro, ma me l'hanno fatto aprire con la mano sopra, si è aperto il coperchio, i fianchi, la schiena e davanti. E dentro c'era la sfera di vetro, con una piramide d'oro a tre facciate che cominciava a girare in tutti i sensi e mandava scariche elettriche. A metà c'è un liquido blu che pian piano, mentre le scariche elettriche vanno, e questo liquido diventa sempre più chiaro, finché poi non si assesta. Poi non mi hanno detto, ok, ora tu devi cercare il professor Hynek. E io giustamente ho detto, chi è? Tu cercalo e gli dici che ci ha incontrati, e io chi ho incontrato? Noi siamo i Dargos, mi ha detto così, sempre quello mi ha detto loro. Devi cercarlo, lui può entrare nel portale, si prende la scatola e poi lo contatteremo noi. Ho detto, va bene, così è stato. Poi ho aspettato una settimana, 15 giorni, ho fatto una ricerca e poi chiaramente quei colleghi, conoscete un certo Aine, che io lo sapevo anche che era americano, non l'ho mai incontrato in vita mia. E da lì è iniziata la mia disavventura. L'ho cercato, l'ho chiamato, e all'epoca mi ha risposto la Paola Aris, che era la sua segretaria, se avevo capito. Gli ho detto, guarda, vorrei parlare col professor Hynek, e lui mi fa, guarda, in questo momento si trova in un altro posto, puoi richiamare? Certo, tanto pagate voi, non è che pago io. Dopo 2 o 3 giorni richiamo, e lei mi risponde, ti passo il professor Reineck via telefono. Ho detto, professore, guardi, è successo questo, questi Dargo vogliono che io consegno a lei la scatola, lei viene a Genova, io la porto dove devo portarla e se ne ritorna con la scatola a casa, punto e basta. Mi ha mandato la scritta che lui non aveva tempo da perdere per queste belinate, cazzate, insomma. In americano non so come si dice, ma comunque sia. E ho detto, vabbè, facciamo quello che vuole. Poi ho incontrato di nuovo i Dargos, gli ho detto quello che mi ha risposto lui, e loro mi hanno detto, vabbè, non ti preoccupare, tu cerca di incontrarlo altre volte e cerca di convincerlo. Io devo convincerlo. Però, vabbè, ho provato, poi alla fine nel 84 a Genova hanno fatto un convegno sull'opologia e cose varie. Beh, hanno fatto tanto che non mi ha fatto avvicinare al professore. Io ero di servizio e mi ha mandato su un falso allarme con la macchina di servizio. Mi hanno tenuto lì 5 ore, 6 ore. Quando mi hanno liberato, ormai diciamo, il meeting era finito. Sì. E basta. Poi l'ho ricercato, ricercato. Poi nell'86 è morto, aveva un tumore al cervello, se ho capito bene. Sì. E da lì vado dai Dargos e dico, guardate che è morto. E loro sono rimasti proprio abiliti, no? Magari con la scatola poteva aiutarlo, salvarlo, che ne so. Fa, va bene, non ti preoccupare, la scatola rimarrà qua. Ogni 15 giorni vieni e scarichi i dati. Vediamo se è frizzato un po'. Poi a tutto un tratto, posso andare avanti? Assolutamente sì, Sì. ti abbiamo perso un secondo, niente di che, vai tranquillo. No, dicevo, poi dopo 42 anni
che solite cose, scarico dati o tra quest'anno e l'anno scorso hanno incominciato a farmi vedere portali di tutti i tipi. E quindi figuriamo, per me è stata una novità, cioè, ma perché mi fate vedere queste cose? Perché ce l'ha ordinato Drogo sul loro capo, ma io non sapevo che c'era il capo dei capi, insomma, una cosa del genere. E niente, da lì hanno cominciato a farmi vedere come si chiama, il triangolo delle Bermude, dove purtroppo io ho fatto entrare due personaggi che me l'hanno zampettato per 8-9 anni, poi alla fine ho detto, vabbè, guardate che se entrate lì dentro non uscite più. Loro hanno accettato, li ho portati e quando siamo entrati nel portale, loro hanno visto l'ingresso, hanno visto la sala e in quel momento sono scomparsi. E io sono rimasto lì come un ebete. Allora ho chiesto ai Dargos, ma sono morti? No, 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 guarda, sono lì, si apre uno schermo e si ritrovano nel triangolo delle Bermude. E mi dicono, Piero, Piero, facci una cortesia. Abbiamo dimenticato i due zaini all'ingresso. Li ho presi i due zaini, li ho posati e in un attimo, dal portale a loro, li hanno ricevuti in un attimo. Erano contenti e felici, questo mi ha fatto piacere, poi sono scomparsi, stanno lì e niente, dopo neanche 2 anni, 2 anni e mezzo, io vado a scaricare i dati, i Dargos mi dicono, guarda che ci sono i tuoi due amici, ho detto, quali amici? Quelli che hai portato tu, sono insomma, mi rifanno, li rivedo, e mi dicono, ehi amico Piero, ciao ciao, siamo noi, ho detto, ho capito, cosa vuoi? Sai, vedi tutta questa gente qua che c'è? Sono gente che è scomparsa da 600-700 anni. Guarda, ci sarebbe, se potessi consegnare delle lettere ai loro parenti. Certo, scusa? Certo, 600 anni, 700, chi vado a trovare dei loro parenti? Ma siamo fuori, ma state bene. Poi mi fanno vedere, ho visto che c'era una bella ragazzina che avrà avuto 12-13 anni, è un bambino un po' più piccolo, ho detto, che bella quella ragazzina. Sì, si chiama Angelica e ci ho detto, è una ragazzina pissima, c'ha 350 anni. E il bambino, gli ho detto il bambino a fianco, e ce n'ha quasi 400. E io devo andare a cercare i parenti di queste persone, ma siamo fuori, dai. E basta, gli ho detto non li voglio più vedere, ma cioè, pensate Allora, poi io Piero, vado a portare lettere. ritorniamo su quella che è la tua impressione sempre di questo oggetto, su questo oggetto. Tra l'altro, io chiedo perché poi sai, la rete è uno strumento bellissimo, ma non sempre le cose che vengono riportate sono veritiere. Detto questo, Certo. naturalmente ho letto molto materiale sulla tua esperienza e uno dei passaggi che mi aveva incuriosito di più è che a tua insaputa, dimmi se è vera questa cosa, ci sono state delle persone che per tentare di individuare il luogo dove era custodito questo oggetto, ti hanno seguito lungo il sentiero che portava a questa famigerata grotta. Quando Sì. d'improvviso, lungo il sentiero, tu sei letteralmente sparito, scomparso, probabilmente hai attraversato un portale, loro non avevano più Non se ne alcun... sono accorti, ma Non io li avevo se... visti, eh. Io lo Ok. sapevo che mi seguivano, ma l'unica cosa, vedi, Sì. tante volte quando andavo, adesso non vado più lassù perché il portale si apre qui dove lavoro io. Sì. Quando andavo lassù Sì. e trovavo già delle persone di notte a fare skywatching sopra, si chiama Sì. skywatching. Sì, Quando io skywatching. arrivavo in un certo punto, io entravo nel portale, quando uscivo dopo aver passato il tempo lì Sì. dentro, vedevo queste persone ferme come delle statue, Sì. bloccate con le macchine ferma, no? Per dire, c'erano anche dei ragazzini, mentre mi allontanavo si sono risvegliati. Mi ricordo che uno dei ragazzini ha detto, zio, zio, guarda che è tardi. E lo zio gli ha detto, ma se sono appena le 9, invece erano già le 3 di mattina, capisci? Sì. Senti, E loro ma non si erano... pensi che le persone che, insomma, le viste bloccate hanno avuto un'esperienza di missing time, qualcosa dove per loro il tempo scorreva in una maniera diversa che per te? Ma guarda, io non lo so, però io quando vedevo quelle. Io sono andato via, non è che stavo lì a parlare con loro, non mi interessava. Però
Io dovevo rientrare, punto e basta. E poi avevo la macchina di servizio, quindi è stato un po'. C'erano chiaramente l'istituto che mi cercava. E poi con la radio sono rientrato in macchina. Io, Piero, dove ti trovi? 68, dove ti trovi? Guarda, mi trovo. Mi fa, ma dove sei stato? Non lo so, non mi ricordo. Dicevo, non mi ricordo. In effetti, quando uscivo fuori non mi ricordavo più niente. Sapevo di andare, ma non sapevo. E purtroppo tante persone che ho incontrato mi fa, sai, ti ho incontrato qualche volta lassù, ma poi sei sparito nel nulla, c'è un burrone lì. Io, non, se no, io chiaramente ho dovuto fare un po' l'ignori perché avevo paura a parlare con le persone, capito? Non è una cosa saggia. Però, ecco, ti dico una cosa, quei due scienziati che sono entrati dentro, quando hanno visto la prima volta il portale aprirsi, uno ha detto, my God, siamo i primi. Cioè, che primi? Io sono il primo, no? Voi siete i secondi, i terzi, i quarti. E che dici? Quindi figuriamoci. E chiaramente che chiunque possa aver visto il portale, sai una cosa? Non mi ricordo mai il tuo nome. Francesco Pierre. Francesco, sai una cosa? Io sono 43 anni che combatto, 43 anni che cerco di tirare fuori la verità di perché una persona va avanti così per tanti anni e nonché non ho mai guadagnato neanche un soldo, niente, non ho mai preso soldi da nessuno, e quindi né dagli americani né dagli spagnoli e tante altre persone. E Però alla fine l'opportunità ce l'hai avuta, Piero, per prendere i soldi, però non l'hai mai fatto perché sei una lo persona so, onesta. però Massimo, prima di avere un'opportunità del genere, voglio che tu vedi. Poi l'opportunità, perché almeno c'è una seconda persona che dice, è questo che ti voglio. Il giorno che tu dirai, te lo dico sempre, Piero mi ha portato dentro il portale, ho visto questo, sai cosa ti diranno? Che siamo d'accordo io e te. È ovvio. O abbiamo preso accordo io e te, o mi sono inventato tutto perché io non Però, so. no, dico, però vedi, io ti ho detto, quando sono entrato nella Città d'Oro, io ho cercato di fregare un pezzo, era un disco 15 cm di circonferenza, pieno di diamanti, me lo sono messo in mezzo alle gambe, dove abbiamo la cosa più importante della vita. A No, c'è da proposito. fare la pipì, non mica per altro. E quando è arrivato il momento che i Dargo sono amici, andiamo, ho detto, sì, andiamo. Loro stessi mi hanno detto, dimentichi niente? Io Quindi lo no, cosa sapevano. devo dimenticare? Dimentichi niente per la seconda volta? Ho detto no. Ah, tu dicevi questo, ho messo la mano di questo. Va bene, posso. Ci avevo messo il fazzoletto, tutto Ma quanto. scusa, non è che ti sei sbagliato, che hai detto questo, ti sei sbagliato, hai preso un'altra cosa, perché in mezzo a No, quella no, no, no. no, no, no. No, no. Allora, scusatemi, io devo ritornare sempre sul punto per tenere il filo del ragionamento. Ti sei fatto un'idea? Allora, fermo restando che l'esperienza del portale sicuramente è qualcosa di straordinario, un varco che accede ad un posto. Il portale sicuramente non è un'esperienza fisica ordinaria per così come noi la conosciamo. Il posto dove arriva, dove arrivi. È sempre comunque un posto fisico, reale, o è un posto multidimensionale? Cioè il portale che tu attraversi ti conduce sempre in una realtà oggettiva fisica o a volte anche no? Guarda, Cioè, ogni tipo volta che io entro olografico. dentro nel portale, ogni volta che entro nel portale, nella sala dove c'è la scatola, tocco un pulsante e si apre il vetro, un enorme vetro, dove vedo la terra piccola come una biglia e un filo verde dove sono io. Pensa quanto è che è lontana. Quindi è chiaro che in un altro posto, in un altro. Per vedere la Terra così piccola, vedere che passano tutti i satelliti che passano attorno così lontani dalla Terra, quindi figuriamoci. Che dire, io non. Allora, no, perché no, io No. quello volevo chiedere. Se tu hai in così tanti anni hai avuto un'esperienza, che si tratta di una proiezione olografica talmente reale da sembrare vera o è proprio un posto fisico? Cioè là No, dove no, tocchi e è fai una le. cosa vera. Io vado oltre sicuramente, guarda.
raccontavo a Massimo tempo fa, Sì. i Dark mi hanno messo su un, come si chiama, sempre questo oggetto di tutto di vetro, mi hanno portato fuori e siamo entrati, come lo chiamano, il buco nero, io Sì. quello che sei, siamo Sì. entrati in questo buco nero, mi sono trovato proprio perché si vedevano fulmini, lampi, queste luci strane, siamo entrati dentro. E tutto un tratto, dopo 2, 3 minuti, 4 minuti, ci si erano trovati in un posto perfetto, pulito, ci saranno stati 30, 35 pianeti. E io ho guardato e ho detto, ma dove siamo? Questa è una terza, quarta, quinta dimensione dove ci sono altri, cioè il nostro mondo è grande, è chiaro, l'universo, noi conosciamo fino a un certo punto, poi dopo. Però io ho fatto questa grandissima esperienza e ne sono contento. Però è inutile, continuo a fare, mi sto facendo vedere cose, ma non ho prove, non cosa devo fare? Io vado avanti così. Poi, sai, la gente se mi vuol credere, beh, non mi credo, non me ne frega niente. Sì. Sì. Ci sono di mezzo io, quindi figuriamoci, ma non esiste. Sì. Insomma, Massimo, insomma, non si dopo No, tanti sono anni non si riesce veramente a venire. Francesco, guarda, tu è la prima volta che ascolti Sì. Sì. Piero dal vivo, perché sta qui, Certo. come se fosse davanti a te. Certo. Io mi ricordo, Piero, quando, forse Piero se lo ricorda, feci un convegno al San Paolo, era pieno un seppo di gente, la gente era molto scettica sul racconto, però devo dire che a Piero gli credono anche i carabinieri che lui conosce, perché lui conosce i carabinieri, la polizia, conosce tanta gente, perché lui comunque sta lì, è una guardia notturna armata, quindi è un pubblico ufficiale a tutti gli effetti. Quindi sa benissimo, sanno benissimo Piero quello che fa e quello che non fa. Sanno benissimo quando va nel portale perché sanno l'attività, lo seguono. Per quanto concerne invece, faccio un passetto indietro, la situazione di Heineck all'epoca, quando Hidalgo si hanno detto a Piero, guarda, contatta Heineck, perché all'epoca Heineck era la figura di maggior spicco dell'ufologia internazionale, era un astrofisico che ha praticamente organizzato il famoso e creato il famoso progetto Blue Book. È Sì. stato il consulente scientifico del film Incontri avvicinati del terzo tipo che tutti ricorderanno bene. E lui si è presentato lì con la pipa, con la barba, nel momento in cui, guarda caso, atterravano, uscivano questi esseri extraterrestri dalla grande astronave extraterrestre. Quindi lui ha avuto un Vabbè, ma ruolo quello, importante. Massimo, quello era un film comunque, dai. Sì, era un Quello, sai, film, poi ma alla il fine poi fatto che. fanno vedere dietro i trucchi e tutto quanto. Certo, ma il fatto era l'importanza della figura di Heineck che all'epoca contava e fu ingaggiato da Spielberg per girare quel pezzo e ha detto guarda vieni a girare perché questo comunque è un ruolo marginale, ma è importante farsi vedere anche in quell'ambito cinematografico. Quindi era comunque la figura di spicco. Perché Certo, noi certo. non ha creduto a questo povero Cristo, a Piero, che sono tantissimi anni che sta tribolando per cercare una verità. Sì. E gliela stanno dando Ma Hidalgo guarda, aspettando. io a parte quello, mi sono anche sottoposto al siero della verità Sì, perché sì. Al dicevano vento solo dallo, col siero certo, della lo verità, dice. la macchina della verità, e poi volevano che facessi l'ipnosi, e poi ho fatto quello della puntura nel braccio. Che praticamente mi cancellavano quello che vuole nella memoria e poi mi facevano qua quando ho fatto l'ipnosi qua mi hanno fatto delle domande con i trucchi dentro, insomma qualcosa del genere, però Sì. quando mi sono svegliato il professore dice non ci credo, non ci posso credere, non è possibile che sia accaduto. Sì, no, no, allora, la storia di per sé per grandi linee la conosciamo, anzi, se c'è qualcuno che non la conosce lo invito ad andare in rete a vedere tutte le informazioni che ci sono sul caso Zanfretta. Senti, ti sei fatto un'idea in tanti anni se la tua sia una vicenda nata per caso o una missione che avevi scelto prima di incarnarti su questo pianeta? Cioè, sei un Allora, io predestinato o viceversa, in qualche maniera sei stato mandato per compiere una missione? Che impressione ti sei fatto? guarda, io non ho mai, prima che succedesse, non ho mai creduto ai marziani, anzi, prendevo per il culo certe persone. Poi, ripeto, 4 mesi prima, il mese d'agosto, mi sono trovato
in una situazione particolare, mentre facevo servizio in zona, sono Sì. andato in un, c'era un grosso capannone Sì. e dall'alto a 300 metri di distanza ho visto questo enorme lungo sigaro che Sì. mandava flash a me. Io Sì. ho preso la radio, dico, canguro dalla 68, guarda, c'è un grosso oggetto luminoso in cielo a forma di sigaro che manda che i flash, manda i flash, cosa va. Chiaramente già lì non credevo quelle cose, i colleghi gli dicevano, sapete che ha scoperto i marziani? E io chiaramente l'ho mandato in via Luculi, naturalmente, no? Però poi ho detto, vabbè, io continuo il mio giro. Lì domani mattina alle 6, 6 e mezzo, sul Secolo, c'era qualcuno che ha scattato la foto e ha messo oggetto luminoso sopra Toriglia o da quelle parti lì. Quindi figuriamoci. Ma tanto, guarda, non è servito a niente. Non Sì. posso provare niente, sto combattendo fino alla Ma fine. no, no, va bene, non è, allora Che devo dire? non è, adesso non è, capiamo che la questione della, insomma, non ce l'abbiamo fra le mani la pistola fumante, però dobbiamo arrivare per una serie di indizi o di intuizioni. Questo. Senti, nelle tue esperienze di contatto con questi esseri, ti hanno raccontato, svelato o comunque fatto capire che al di là delle esperienze che vivi tu nei portali, in giro per il mondo ci sono altri portali o altre persone che vivono esperienze analoghe alle tue? Cioè, ti hanno mai raccontato di altri personaggi che accedono ad altri portali simili a quello che, dove accedi No, tu? no, assolutamente no. Loro. Ho ricordato una cosa: i primi tempi ero un po' terrorizzato, chiaramente, perché sai, a 3 metri non sono come noi, sembrano dei grossi pesci acquatici, ma poi, però il fisico di essere un essere umano, ecco, la foto è lì, più di tanto, però è inutile. Poi pian pianino ho preso confidenza con loro. Ce l'ho fatta, insomma, ormai ci convivo, ma non no, questi qua non vogliono arrivare a una meta. Io le dico, arriviamo a una meta, dai, ma a me interessa, fatevi vedere in televisione, dite siamo i Dargos, però è chiaro che dovete farlo in tutto il mondo, non solo a Genova o a Milano o a Torino. Però anche loro prendono ordini da qualcun altro di dietro, perché Ok, allora fino a oggi. rimaniamo a quello che tu hai potuto intuire o capire. Ti hanno mai, cioè, questa cosa che tu chiedi sempre, te la, come posso dire, ti hanno prospettato la possibilità che un giorno accada questa esperienza di manifestarsi pubblicamente a tutti? O ti hanno, o non ti Io hanno mai, cioè, il fatto che tu lo chiedi, d'accordo, l'abbiamo capito, ma loro ti hanno lasciato l'idea, la speranza che questo possa accadere un giorno? no, io gli ho detto soltanto, no, loro non me l'ha mai detto, soltanto detto, allora se volete arrivare a un punto tranquillo dovete fare queste cose qua, le cose importanti che loro si facciano vedere e sono già tranquillo. E poi l'incontro con quelle le 12 persone e poi quello che ho promesso a Massimo, perché loro conoscono benissimo Massimo. Quindi figuriamoci, io non mi sembra neanche vero. E Sì. adesso è successa quella cosa lì, non capisco perché. Sì, quindi ci stai dicendo che ultimamente sono ben 9 giorni che non riesce a entrare in contatto e soprattutto che ormai non riesce a scaricare questi dati. Oggi sono 10 giorni, praticamente stanotte sono 10, poi all'una meno un quarto. Andrò giù a vedere se mi aprono. Sì. E infatti l'accordo fra me e Massimo, in caso mi aprissero, gli mando subito un messaggio, poi riparliamo per dire domani sera senza problemi. Sì. Però io sono arrabbiato perché dall'oggi al domani intanto mi hanno scaricato come un imbecille con la loro astronave di vetro dove mi portano in giro. E poi sono spariti senza dirmi, ma devi vedere la velocità. Con veloce sono scesi da questa cosa di vetro e sono entrati nel non uno, no, non il portale, triportale, dove io ho provato a entrare quando sono uscito e mi sono sentito male. Ho dovuto entrare dentro nel cilindro di vetro che è lì dove c'è la sala e questo cilindro si è riempito di questo vapore verde. Quando sono uscito stavo già quasi bene. Adesso è una settimana che non sto bene. Perché c'è qualcosa che non quadra, è inutile. Speriamo bene. Adesso io vorrei poter rientrare anche stanotte, basta che mi aprono e rientro nel vetro di cilindro per
sistemare questa cosa qua, capire perché quando entro nel triportale io mi sento male. Senti, ma come si fa? Però, aspetta, scusa, volevo dirmi, quando ci sono loro, come mai non mi sento male? Questo ce lo devi dire tu, eh. Come mai? Bella No, domanda, bravo. dico, quando io entro con loro, Sì. sto bene, quando esco sto bene. Se entro da solo, dove c'è questa specie di come si chiama? Quando si vede, esce con la specie di raggio Ologramma. Sì. e appaiono le persone, come si chiama Massimo? Ologramma, ologramma. Ologramma, dove vedo, come si chiama, Il l'amico del capo, sole, il sotto capo. sì, vabbè, sotto capo, Rox. Robs, e ancora non ho visto l'altro, non ho visto il vero capo, mi piacerebbe ormai a questo punto di conoscerlo e sapere anche cosa vuole da me, è quello il discorso. Ti sei E fatto un'idea poi... se sono divisi in scale gerarchiche militari, in strutture militari o strutture civili? Cioè c'è una... ci sono ruoli separati, lo scienziato, il militare, come No, dire, no, ma l'ingegnere di volo? no, assolutamente, sono sempre quattro che sono lì, sono tutti uguali, guarda, non vado lontano, però non mi ha mai detto niente, non si sbottonano, ti ho detto delle volte, quando mi fanno arrabbiare, li mando a quel posto Sì. Sì. e loro mi dicono cosa vuol dire questa parola? Ah, andiamo bene allora, quindi figurati. No, Ma... non lo so se sono militari. Io ho visto la città dove mi hanno portato a Titania, dentro in fondo al mare, dove vivono con tutte le loro famiglie e tutto quanto. E sono migliaia, migliaia, migliaia. E mi ha fatto vedere poi, dopo, i tre pianeti dove tengono i loro morti. E quindi figuriamoci. Anch'io adesso, ancora oggi, dico, ma porca vacca, ho 70 anni. Ma vogliamo arrivare a un traguardo in modo da... che io posso anche dire, ora lo sa il mondo, nessuno più può dire che mi sono inventato le cose, perché me le devo inventare se sono successe. Sì. E Senti, ti quindi sei fatto figuriamo. un'idea di che cosa pensano gli esseri umani? Beh, no, sinceramente non me Che l'hanno mai idea, chiesto, quindi... no, loro che idea possono avere di noi, come società, come uomini? Non lo so, non ti saprò rispondere, non lo so perché Piero, loro... tu hai fatto il viaggetto nel tempo avanti, hai visto la totale distruzione. È ovvio Ma che Dargos... sì! Che cosa gli ha detto il Dargos mentre tu viaggiavi? E tu gli hai chiesto, ma che cos'è tutto questo? Dice, se voi continuate così, con le guerre, le esplosioni nucleari... Loro mi hanno fatto vedere. Allora, sono entrato in un portale e mi hanno portato in questo pianeta, quando il pianeta era la Terra. E quando io ho visto che non c'era più quasi l'Italia, la Sicilia, la Sardegna era scomparsa, mi hanno portato sopra l'America, sopra come si chiama, la Russia, sopra l'Australia, e la Cina, non c'era più niente, non c'era più niente, praticamente rasate al suolo. E gli ho detto, ma che è successo? Perché ma questi siete voi. E dimenticavo una cosa importante. Loro mi hanno detto, vedi Piero, se tu vieni con noi a risolvere un problema perché il nostro capo ti vuole a te, noi facciamo in modo che questa cosa non succeda mai. Io sono rimasto a bocca aperta, ma no, 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 non scherziamo queste cose. Però per sicurezza l'ho dovuto vedere per altre 2 volte, volevo essere sicuro di quello che ho visto. Ragazzi, Sì. l'Italia non c'era più, c'è rimasto la parte praticamente da Roma in poi. La Sicilia è scomparsa, la Sardegna è scomparsa, e poi niente, la Spagna, la Francia, cioè, mi hanno fatto vedere tutto, assolutamente. Ti sei Mi hanno fatto fatto un'idea vedere di un tutto. ordine di tempo temporale? Che ordine Io temporale, di che chiedo. ordine temporale stiamo parlando più o meno? Non lo so, No, guarda, sai perché te non lo lo dico? so. Perché se stiamo Hai parlando di ragione, mille anni, Francesco, stiamo lascia tranquilli. fare. Se stiamo parlando di Ma mille non lo anni... so. Io gliel'ho Non... chiesta loro Sì. come può succedere una cosa del genere. Loro mi hanno risposto: dipende tutto da voi, perché siete voi che state distruggendo il vostro mondo, non noi, proprio detto così. E quindi, ma allora perché mi avete fatto vedere? Perché questa cosa sta per accadere
E dipenderà tutto da voi. Io, sai, poi, ripeto, io pianto come un disperato quando ho visto quella cosa lì. Cosa devo fare? Più che Sì. piangere, io, sai, poi penso ai nostri figli, ai nostri nipoti. Quando muoio io, chi se ne frega, ma loro rimangono. Sì. Magari non so quanto tempo ci sarà ancora per andare avanti, però, Sì. certo, guardando l'Italia, la Sicilia, i nostri, a oggi, insomma, sono miliardi e miliardi di vittime, mica una sola. Però io non so cosa dire, lo so No, vabbè, che. ma no, certo, non abbiamo strumenti rispetto a questa cosa. Piero, scusami, come si fa a vivere per 44 anni con questa esperienza? Lasciamo stare adesso il contattista Piero Zanfretta. Parliamo dell'uomo. Come hai fatto a Io non sono un sopportare? contattista. No, come hai fatto, appunto, come hai fatto a portare avanti questa storia per 44 anni? È pesante, cioè non è facile. Lo so, però è inutile. Vedi, i primi anni mi davano del bugiardo, ubriacone, visionario, e mi arrabbiavo sempre di più, piangevo. Però poi alla fine ho detto, ma perché? Poi alla fine sai, dicevo, sentite, anche ai convegni, io dico sempre, se mi volete credere bene, se no, guardatevi qualcos'altro, ci sono i cartoni animati in televisione, o i film, non mi cercate, non mi importa niente, vivi e lascia vivere. Però, ripeto, io vado avanti, Bravo. non ho niente da perdere, non sono né diventato né ricco, sono rimasto povero, sono contento così, non ha importanza, vivo con le mie forze, grazie a Dio. Vabbè. Ecco, una volta ero bello. Sei bello anche Però, adesso. Piero, stai assumendo il volto di un Dargos, gli stai somigliando un Sì, più o meno. Quando mi escono le tre punte, sparisce il naso, mi diventano gli occhi triangolari. Però, come ho detto, loro non parlano come parliamo noi, loro mi parlano dalla testa. Se io, le prime volte io aprivo la bocca, parlavo con la bocca, per loro era un problema grave, non potevano permettersi di sentire la mia Certo. voce, credo che gli creavo dei problemi all'interno del loro. E allora mi hanno abituato a parlare con la mente. I primi tempi mi mettevo un pezzo di nastro sulla bocca, no? Poi pian pianino, Ti sei per abituato? dire, prendete anche Sì. la mia Senti, macchina di Piero. servizio, una Piero, notte, ma la 127, là. loro si sono messi a ridere quando l'hanno vista, te lo dico io. Beh, può darsi, non lo so. So solo che l'hanno trovata su un pino di 35 metri e hanno detto che ce l'ho messa io. E Quindi come avresti figuriamoci. fatto? Come avresti fatto? Ah, non lo so, solo che hanno chiamato la Belotti con le gru per agganciarla, tirarla giù. E quello della gru mi ha detto: senti, non ti offendere, ma ce ne sarà posti a Genova a costeggiare. Vedi di non metterla più sull'albero, pensano te. Io ho detto: ma questo è scemo proprio. Ho detto, non l'ho messa io. Però è inutile. Non serve a niente. Senti, ti faccio vedere un'immagine. Volevo io confermato da te che questo è il primo identikit che è stato realizzato. È il tuo questo disegno? E l'ho fatto io, sì, Sì. l'ho fatto io. Quanto è brutto. Oh. Perché non avevo ancora l'idea di come fossero veramente, capito? Poi pian pianino col tempo. Sì. Sì. Ho imparato a guardargli, vedere il rombo sul petto, Sì. le lunghe dita che finivano a ventosa, Sì. insomma, tutto Sì. lì pian pianino li ho conosciuti meglio. Ma guarda Francesco, diglielo Piero a Francesco che i Dargos dicono che noi siamo brutti, quindi. Vabbè, certo, Ah, beh, sì. con la loro metrica sicuramente noi siamo Ah, brutti. sicuramente avranno detto, ah, una cosa particolare, una cosa che io penso che sia stato un viaggio fantastico quello che ha fatto Piero. Oltre sulla Luna, all'interno della Luna, è andato anche all'interno, Della passando Terra. Porca per l'Etna, all'interno della città che miseria, sta. anche lì vedi l'esperienza della Terra, che io
ancora tempo fa, no, la gente parlava che vedevano uscire i dischi volanti dai vulcani e cose varie, ma che cazzo dicono? Porca miseria, mi hanno preso, mi hanno messo dentro questa cosa qua, siamo andati sopra la Sicilia, sono andati giù in picchiata, mi sono trovato una paura, dicevo, oh, cacchio, quello lì, sono entrati dentro e mi sono trovato praticamente al centro della Terra. E quello che ho visto lì dentro, non credo ancora ai miei occhi, sono migliaia e migliaia di loro, ma non di loro, di tante specie, e vanno tutti d'accordo lì dentro. Poi mi hanno fatto vedere il problema dei terremoti, che praticamente sono cadute sette colonne, la parola di sette colonne sono montagne, che bloccano il flusso del magma, credo, quello che va attorno alla Terra, io credo sia quello. Però è inutile, no? Ha detto che il problema lo risolvevano sicuramente, però poi sai, e basta. Senti, Poi la che idea ti sei sì. fatto di un possibile sviluppo dell'azione di Dargo sul pianeta Terra? Loro continueranno, come dire, a convivere con noi senza farsi vedere, o arriverà un momento in cui ci sarà l'esperienza del contatto massivo? Ma io me lo auguro che ci sarà, che ci deve essere. Come ho detto prima, io voglio un traguardo. Poi, quando tutto sarà finito, il primo che mi parla di marziani lo uccido sicuramente. Non voglio più sentire parlare di loro. Perché non puoi, dopo tanti anni, passare le pene dell'inferno e non arrivare a nulla. Io ci ho provato a prendere qualcosa. Guardate che quando io sono andato, mi hanno portato a vedere su Titania, sott'acqua. Come ho detto a Massimo, e ho visto addirittura loro, i diamanti, tutte queste cose qua, per loro sono le pietre che mettono per terra. Prendo l'idea? Sì. Oltre ai diamanti, questi tubi enormi di diamanti, non so come li chiamano, che sembrano, nel nostro mondo hanno un valore, Calattiti. no, sono, come si chiamano? Dei Sono quasi quarzi. diamanti che poi... Dei quarzi. Quarzi, sì, qualcosa del genere credo sia, ma non avete idea di quante ce ne sono. Poi, mentre facevamo il giro, ho visto il loro praticamente hanno il loro posteggio delle loro astronavi, ma quando mi sono avvicinato, non hai idea di quante sono grosse le loro astronavi. È come guardare il posteggio della Fiat dall'alto, vedi tanti piccoli puntini neri, tutti ben posteggiati, cosa fare, solo che poi quando ti avvicini vedi quello che vedi. È lo stesso, io quando ho capito che dove entro nel portale e mi ritrovo nella loro astronave, c'è uno spazio di chilometri e chilometri, non sto dicendo una bugia, perché quando sono entrato nella parte dove ci sono tutti i cilindri, dove ci sono le persone e cose dentro questi cilindri, io ho provato a contarne 100, 120, 130, ma non finì. Ho dovuto tornare indietro perché non vedevo più il dietro, era buio. Quindi ho fatto retromarcia e mi sono ritrovato poi pian pianino nel punto di partenza. Ma Quindi immaginate questi quante cilindri cose. contengono esseri umani, Dargos, l'uno e l'altro, sono persone che stanno in, Guarda, come da esseri umani a. Come si dice, a piante, c'è un sacco di cose, io non saprei la parola esatta di dire di quello che c'è lì dentro. Vedi, io, a parte le persone, ho guardato in un cilindro, c'era un uomo preistorico, brutto come peccato, con la sua, come si chiama, pelliccia, che sembrava pelliccia di leopardo, appoggiato nel cilindro, che mi guardava. Degli occhioni grossi, dei denti grossi come i nostri, ma ingialliti o cose varie, peloso. E mentre io giravo attorno a lui chiaramente mi seguiva. Quindi era vivo. Sì, dentro lì ero vivo, vivo, come le altre persone, come le altre cose, tutti Piero, erano vivi. raccontagli dei cilindri dove c'erano gli extraterrestri, quelli di altri pianeti, quelli Sì, cattivi. quello mi hanno fatto entrare in un portale dove sono entrato e a un certo momento vedo tanti, come si chiama, come si può dire, teche quadrate, teche, vabbè,
Sono entrato dentro e c'erano esseri strani. Quindi ho guardato, insomma, curioso, ma cosa cavolo è? E in un certo momento arrivo in un punto dove c'è un strano essere particolare e sentivo una voce che mi diceva: Piero, avvicinati, Piero, avvicinati. Io mi sono avvicinato da Pirva, perché, e in quel momento subentra il Dargos, mi ha preso al volo e fa: Non ti devi avvicinare alle teche, questi sono i nostri nemici, erano i loro nemici. Se tu ti avvicinavi di più, questa nemica l'ha chiamata, ti avrebbe assorbito la vita. Invece mi hanno preso a tempo, meno male, perché. Ma scusa, se tu sai che era pericoloso, perché mi hai fatto entrare? Cioè, volevo solo farti vedere. Allora fammi vedere, ma non mi far entrare. Oh, Mi hai avvertimi, fermato, avvisami. mi. Invece, meno male che lui mi ha fermato, ha messo la mano sulla la teca e ha dato una scarica elettrica praticamente. Devi sentire le urla di questa cosa qua. Io mi sono trovato un po' paura, ma io, porca miseria. Senti, ma Questa qua quindi li avrebbe. esiste, diciamo, esistono delle relazioni conflittuali anche tra esseri di altri mondi? Cioè, non siamo solo noi terrestri che facciamo casini fra di noi. No, no, ma io pensavo che erano solo loro, invece mi hanno fatto. Certo, mi è stata la Terra. La Terra entrando dentro, ma qua io dentro la Terra ho visto anche quegli esseri che mi ha fatto vedere Siracusa, Eugenio Siracusa, quelli alti, biondi, con la tuta, come si chiama, bianca, la cintura, il medaglione che avevano Sì, i qua Pleiadiani. sopra, quel sole, no, non lo so, mi hanno anche salutato, io quindi, ti ripeto, quando Siracusa me l'ha fatto conoscere per forza. Io per la prima volta già avevo i miei problemi di quello che mi era successo. Quando l'ho vista la prima volta, mi senti dire: Ciao Piero, noi siamo gli amici di Eugenio. Non aver paura di noi, in quel momento ero già scappato, ero terrorizzato, sono corso fuori, Eugenio mi è corsa dietro, poi ha preso la macchina, mi è venuto dietro sotto l'Etna, mi è venuto dietro, mi ha detto: Piero, sali, sali, sali. Ma chi sono quelli? L'ho fatto salire, gli ho detto: Guarda, sono i miei amici, ma forse era troppo presto per farteli conoscere. Quindi. E lì li ho rincontrati dentro nella terra e ripeto, sto facendo delle esperienze che Senti, non ma mi sarei mai aspettato. fra diciamo, gli extraterrestri che hai incontrato tu, extraterrestri, insomma, tra le entità che hai incontrato tu e quelle che di Eugenio di Siracusa, c'erano rapporti amichevoli, c'erano rapporti di buon vicinato, facevano parte della stessa confederazione, erano entità diverse? Che idea ti sei fatto? No, loro mi hanno detto soltanto quando loro mi hanno parlato: siamo gli amici dei Dargos. Quindi erano amici, fanno Io parte della stessa confederazione. penso di sì, perché l'ho incontrato. Ma io in quel momento che siamo gli amici dei Dargos, con Siracusa vicino, io mi sono terrorizzato, sono scappato. Poi comunque lui, poverino, è venuto a chiamarmi alle 2 di notte, mi ha svegliato, mi dice: Piero, vieni con me. Io gli ho detto: Oh, cosa vuoi? No, vieni tipo a vedere. No, ho detto: Guarda, io scusami, non ti offendere. Ho detto: Io sono dall'altra sponda, non sono dall'altra sponda. Ma cosa hai capito? Ho detto: Oh, a me i culatoni non mi piacciono. L'ho detto bello chiaro rotondo. Ma no, devi vedere, non sono un culatone, lo sai che sono sposato anche un figlio. Io cosa ne so, mi chiami alle 2 di notte. Però poi in macchina mi spiegava. E la cosa, quando siamo quasi sotto l'Etna, c'era questa parete enorme nera. In un attimo si è apparsa una luce, si è formata una specie di galleria luminosa. Siamo entrati, anzi, non so, vieni, no? Siamo. E poi praticamente all'interno c'erano questi 5 personaggi che mi hanno detto: Ciao Piero, sono amici di Dargo, se io sono scappato. Massimo, a te, tu che cosa? Cioè, io veramente non riesco a venire a capo di questa storia. È molto articolata, complessa, con una serie di elementi assolutamente unici. Che tipo di sviluppo ci dobbiamo attendere, aspettare da tutta questa Ma vicenda? guarda, io l'idea me ne sono fatta, diciamo, fin dall'inizio, e tramite Piero ho trovato delle risposte, perché comunque non siamo soli e non lo siamo mai stati.
Noi viviamo in un pianeta giovane, un pianeta, chiamiamolo tra virgolette, di detenzione cosmica. Questo ce lo dobbiamo mettere in testa tutti quanti. Vedo gente che fa delle domande assurde, gli alieni, questi non hanno sentimenti. Il problema ce lo dobbiamo porre noi. Come ci dobbiamo comportare, come dobbiamo porci nei confronti di un eventuale contatto extraterrestre, perché noi non conosciamo, cioè gli esseri umani non si conoscono, non, cioè quando Piero è entrato al centro della Terra e ha visto questa città che stava vicino al nucleo della Terra, che era un sole interno, praticamente ha incontrato, ha visto migliaia e migliaia di esseri diversi l'uno dall'altro, ma che vivevano in comunione, cosa che per noi è anomalia, e invece noi dobbiamo imparare da questa modalità, questo modo di vivere, capito? Quindi credo che comunque queste migliaia e migliaia di civiltà extraterrestri sanno che cos'è la comunione, la vera comunione, cioè il condividere tante cose insieme, il convivere insieme, vivere in armonia e in, diciamo, in modo pacifico tra razze extraterrestri, e non conoscono soldi, non conoscono macchine a combustibile fossile. Loro hanno delle navette spaziali, navi ad antigravità, conoscono i portali, attraverso i portali, quelli che appunto attraversa Piero, si spostano da un sistema all'altro, un sistema stellare all'altro. Quindi non vedo motivo per cui la gente si deve mettere paura oppure si deve, chissà, no, allarmare di chissà che cosa, questi ci rapiscono. Cioè, il problema sono gli umani, non sono gli extraterrestri, perché per i Dargos praticamente sono qui, sono là fuori da migliaia di anni, se, milioni, forse miliardi, hanno visto il sistema stellare nascere e la Terra crescere. Quindi questo a conferma di ciò che ha detto Piero e che gli hanno detto i Dargos. Sì. Ok, tutto qua. Sì. Ma pensa, quello che io gli avevo chiesto già all'epoca, gli ho chiesto, ma la Terra è stata colpita da un'enorme cometa, come non so come posso chiamarsi. Loro mi hanno detto, a noi non risulta, a noi risulta soltanto che il mare sale, sale, sale e copre tutto quanto. Infatti loro mi hanno detto, siamo riusciti a salvare l'80% degli animali preistorici che l'hanno portati in un altro portale. E quando mi ci hanno portato a vederlo, perché ero curioso, avevo anche paura, no? Perché mi hanno portato a vedere praticamente il posto, e guarda, ci vuole quattro paio di mutande, lì dico le antidiarrea, perché ci sono andati vicinissimi, sia ai dinosauri, sia come i colli lunghi, sia quelli con i corni, e tanti, e quelli che volano, non mi ricordo come si chiamano. E però Pterodattili. ho notato una cosa, che loro comandano con la mente i dinosauri e tutte quelle cose, quegli esseri che sono terreni. Quindi mi ricordo che si sono abbassati uno di questi Tirano Rex, come si chiama, ha fatto un gesto di sfida, Sì. Sì. e tutto un tratto, appena è successo qualcosa, ha chiuso la bocca, si è abbassato, e come se Si gli doveva la inchinasse. vita, praticamente. Hai capito? Perché praticamente li hanno salvati, si può dire così. E dove sono loro? Vivono in una grande foresta, grande terra, una terra particolare, dove ci hanno portato solo loro, quindi figuriamoci. Ma Però io ci sono andato vicino certo. e vi posso garantire che non passava un filo di un ago nel mio sedere, da quanto avevo paura, quindi Sì. figuriamoci. Comunque, certo, Francesco, volevo dire questo, no? Ma è possibile che noi abbiamo... La gente non si rende conto. Sì. Nessuno si rende conto della grande opportunità che abbiamo con Piero Zanfretta di entrare in interazione con questi esseri che sono i Dargos, avere la grande opportunità per poter cambiare questo pianeta di meglio
di peggio in meglio, perché tanto meglio di così non si può, perché Peggio abbiamo di così direi non si può. così non si può perché abbiamo 1380 ogive nucleari Sì. pronte a, ok, lo sappiamo. E Sì. quello che ha visto Piero potrebbe Mi essere accendo realtà. un attimo, eh. Sì, 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 sì. vai, Scusa, vai. mi accendo un attimo. Vai. E quindi questo è il problema. La gente si mette in testa che Piero è come un ambasciatore. Sì. È un Sì. ambasciatore, gli stanno facendo vedere i Davos, e qui non l'hanno capito, gli stanno facendo vedere a Piero che c'è una grande possibilità di andare anche ad andare a abitare su altri pianeti simili alla Terra. Sì, E io sì, ci no. andrò perché gli ho detto a Piero, io ho mandato un messaggio ai Davos Ti tramite manda, tua Piero. moglie ti manda. No, no, io mia figlia è pazza, quindi A no, casa mia ti figlia che ha manda. detto che vuole venire con me, Piero sicuramente la porta. Il punto è che la situazione Luca, sì, ma scusa, i Davos mi conoscono, sanno bene chi sono, gli ho dato anche un messaggio importante attraverso Piero, che dobbiamo metterci a tavolino e parlare, ma i capi di Stato lasciamoli stare. I capi senti, di ma Stato perché quest'anello? Cioè. deve essere il popolo a parlare e interagire con questi esseri. Loro non vogliono i capi di Stato. No, Ci no, ho hanno capito. provato, con un astrofisico Hynek una volta, poi hanno capito che questo era un babbeo e hanno proseguito con Piero, perché se Piero è comunque una persona importante in questo ambito, straimportante. Abbiamo delle grandi opportunità per poter viaggiare su altre dimensioni, su altri pianeti. Lo possiamo fare attraverso la conoscenza di questi portali, di questi Stargate, che loro manipolano in qualche modo, perché gli Stargate sono anche presenti sulla Terra. I portali esistono già in natura. Sì. Sì. Esistono in natura. Senti, allora, abbiamo questo anello di collegamento tra i Dargos o comunque le civiltà extraterrestri e noi, e Piero Zanfretta. Come immagini possiamo in qualche maniera, non dico sfruttare, ma insomma, ottenere il meglio da questa possibilità? Perché finora sì, abbiamo sentito, ascoltato le esperienze. Ma che in qualche maniera noi abbiamo potuto trasformare noi tutti questa opportunità in qualcosa di pratico, ancora non è arrivato. Quindi come possiamo noi? Io questo non lo so, vorrei che fosse già domani che loro prendono la Certo, decisione, ne ovvio. sarei contento, ma qui la stanno tirando tanto alla lunga, che insomma, quante volte l'ho detto, e dai, e basta, diamoci un taglio, fate qualcosa che ne vale la pena, fatevi vedere, io ho detto, fatevi solo vedere, una volta, su tutto il nostro mondo. Io sono già contento, però è Ma inutile. basterebbe anche di meno, secondo me. Non si tratta solo di farsi vedere o di fare una dichiarazione. Basterebbero anche una serie di segnali minori, ma che in qualche maniera, voglio dire, immagini, documenti, foto, Certo, ma guarda, documentazione. Francesco, guarda Una che volta Piero conosciuti. gli ha chiesto di andare attraverso la TV, di manifestarsi attraverso la televisione, ma quindi se vogliono lo fanno. Ma certo, io mi ricordo di un caso in cui ci fu un messaggio veicolato dalla TV, dalla BBC inglese, te lo ricordi, stiamo parlando, che per 30 minuti era Sì, entrato questo sì, messaggio. sì. Però voglio dirti, poi qualcuno disse che era uno scherzo, voglio vedere chi aveva la tecnologia per fare uno scherzo di quel genere entrare nella TV inglese. Però detto questo, adesso dobbiamo in qualche maniera immaginare noi terrestri una possibile azione che si compia e si manifesti attraverso Piero Zanfretta. Cioè, come stai dicendo tu, noi abbiamo una grande occasione. Allora dico, sfruttiamola, diamo Certo, l'incarico a Piero di essere ambasciatore per conto nostro di una richiesta importante, troviamo una maniera per testimoniare fisicamente la nostra richiesta e poi diamo a Piero l'incarico di portare questa richiesta. Vediamo che succede. guarda Francesco, te lo dico io. Io ho istituito il gruppo Alfa, di cui Sì. Piero è, diciamo, l'ambasciatore principale, perché Sì. funge da ambasciatore. Il gruppo Alfa è il primo gruppo che andrà su, cioè andrà Piero, io e poi il figlio di Piero. Sì. Poi ci verranno quelle 12 persone,
Anzi, credo ti ha pure invitato a te, che vuole Sì. più, fare così, ok. Sì. Il punto è questo, che non si tratta di Massimo o Francesco, si No. tratta di andare a tavolino e chiarire alcuni aspetti di questa storia, di Piero soprattutto. Cosa possiamo fare noi? Ma noi siamo limitati, non possiamo fare tanto, perché le armi sappiamo bene chi le gestisce. Sì. Loro potrebbero disattivare i missili nucleari, ne Sì. hanno la tecnologia, lo hanno già provato in passato, Sì. quindi con loro aiuto possono disattivare tutte le armi nucleari, costringere, li devono costringere gli esseri umani a dire, signori esseri umani, ok? Mettetevi al tavolino e discutete la pace e poi noi vi permetteremo di oltrepassare questa dimensione, altre dimensioni, di andare su altri pianeti simili alla Terra, di portarci un po' di 8 miliardi, perché oggi siamo arrivati a 8 miliardi, ci stiamo rosicchiando la Terra perché non ce la fa più la Terra, Sì. Madre Terra, la nostra unica casa, non ce la fa più. Possiamo, grazie a questi esseri, che non sono soltanto i Dargos, ci sono No, anche no, altri ho capito. della città. Piero, tu come la vedi questa opzione? Come Io ripeto quello che ho detto prima. Vorrei che loro si aprissero un po' più con me di sapere quello che certo. vogliono realmente. Sì. Però, ripeto, ogni volta che apro questo discorso, si ammutiscono. E Sì. allora da lì poi incominciare a arrabbiarmi perché dice, ma che cavolo? Cioè, volete questo, volete quello, ma non parlate. E da lì ho capito che tramite il Drogs decidono di aprire la bocca. Infatti lui che ha permesso che è già via da un anno e mezzo praticamente. Che mi fanno vedere i portali. Perché mi fanno vedere i portali? Che sinceramente che li vedevo o non li vedevo non cambiava niente. Però insomma, inutile, siamo sempre lì Senti, e qualche tua anch'io azione non di so, non so cosa resistenza? dire. Sì, qualche tua azione di resistenza. Io ho letto anche tu, ho sentito attraverso delle conferenze, che tu per lunghi periodi sei anche impuntato con loro, cioè hai cercato di mantenere una posizione rigida per ottenere qualcosa, ma che non è venuta lo stesso. No, niente, ma allora, innanzitutto c'è una cosa, saranno altri 3 metri cose varie, ma tutti quanti noi abbiamo un punto debole. E Sì. so che una sera mi hanno fatto arrabbiare veramente e li ho colpiti nelle gambe e quindi uno di loro è caduto e ha sentito il dolore, quindi anche loro soffrono il dolore. Certo, E poi gli certo. altri due mi hanno bloccato, ma non con le mani, qualcosa che è come se avesse avuto un vetro davanti. Ero arrabbiato e poi praticamente hanno preso il loro amico, l'hanno portato via dentro e basta. Poi io me ne sono andato, invece è scomparso. L'indomani notte seguente pensavo che erano arrabbiati con me e invece tramite droga hanno detto che ho sbagliato loro. Pure. Guarda, è una situazione un po' del pifero. Io, guarda, allora, io ho conosciuto negli Stati Uniti un professore, uno scienziato, Sì. mi ha detto, senti, ma chiamava Fortunato, mi chiamava Fortunato, io sono uno scienziato, sono il primo che è interessatissimo alla tua storia e quello che hai raccontato dalla scatola. Io ti dico solo una cosa, io come scienziato, ha detto, sono in prima fila a vedere, ma ti do un consiglio. Non portare niente fuori da quel posto perché in un modo o nell'altro ti faranno sparire. Queste sono le parole di uno scienziato. Sì. Quando quella notte sono entrato a scaricare i dati e ho aperto la scatola e tutto quanto, la piramide ha puntato sul corridoio dove io entravo, ho sentito un urlo spaventoso e vado a vedere e c'era una lepre tagliata a metà. Metà polvere e metà vetro, tutto vetro. Cioè, io ho chiamato questo professore lì domani mattina, dico, guarda, è successo questo, questo. Guarda, ti mando un corriere, ti darà una valigia, porta la valigia dove tu sai, metti da una parte la cenere di quello che è rimasto di questo animale e dall'altra metti il vetro, la lepre di vetro. Ho chiuso, sono arrivato qui a Genova in Piazza dei Ferrari, il corriere mi aspettava e basta. Dopo un mese, 2 mesi, 3 mesi chiamo
questo professore e mi rispondono che non esisteva né il numero né il nome di questo professore. L'hanno fatto Quindi sparire. avevo qualcuno di... Eh sì, vabbè, non importa, avevo una cosa che potevo farla vedere al mondo, e però, vabbè, comunque... Ma Questa è hanno una fatto delle sparire tante il cose... professore o erano... No, tutti No, hanno fatto sparire il no, professore. no, No, aspetta. io credo che sia il professore che sia scomparso, non ha voluto farmi cercarmi di nuovo, cose varie. Perché, boh, io non lo Ma so, questo professore mi sono rimasto male, eh. Ma l'avevi conosciuto, lo conoscevi prima? L'ho conosciuto negli Stati Uniti, a Ma, Tucson, in Arizona, più o no, ma meno. dico, siamo sicuri che era, poteva anche trattarsi di un agente, magari, no? Che lavorava per E che ne so un'agenzia. io? E non lo posso sapere. Lui, secondo me, ha detto, sono un professore, uno scienziato. Lui stesso Esatto. mi ha detto, forse al tuo posto ci penserei bene. Poi, quando è successo quella cosa di Alepo, l'ho chiamato, perché mi aveva dato il suo numero di telefono. E io ho fatto quello che ha detto lui, un mese, 2 o 3 mesi, chiamo gli Stati Uniti, che mi ha questo telefono, mi ha detto che non esisteva questo numero e né questo professor, aspetta, Frank Rossi, quindi Sì. figuriamoci. Ascoltate ragazzi, io mi devo lasciare perché devo No, fare un va giro. bene, va bene. Pier, insomma, se no, Purtroppo no, sono ma sul lavoro. sei stato gentilissimo con noi e anche esaustivo e esauriente nelle tue riflessioni su questa vicenda, quindi va benissimo così. Conto di Però averti vedi un'altra ancora cosa, qualche io altra. sarei, vedi, dico una cosa particolare. Ho provato a scegliere la verità, la macchina verità, e lì, no, io sarei disposto a qualunque altra cosa per dimostrare che non mi sono inventato tutto, non ha senso. Se qualcuno conosce un sistema da poter dimostrare qualcosa, io sono disponibile, non me ne frega niente, l'importante è che torno in vita, cioè io voglio vivere, Sì. va bene, dai. Va bene. Ascolta, devo scappare. Grazie, 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 grazie Va ancora. bene. Grazie per tutto. Un abbraccione. Ciao Alla ragazzi, prossima. a tutti quanti. Ciao, Va bene, ciao. ci Ciao. sentiamo domani Stammi bene. sera. Ciao. Ciao. Posso staccare qua, Sì, no? stacca Certo. pure, stacca pure. Ciao. Ci vediamo, ciao, Ciao, arrivederci. ciao, ciao, Alla ciao. prossima. Ciao. Allora, Massimo, insomma, una vicenda molto, molto articolata, molto Complessa. complicata, molto, molto delicata, anche perché qua Delicato, soprattutto stiamo delicato. sicuramente, insomma, giocando non nel senso che c'è una vita in bilico, è sempre stata, insomma, ha camminato sempre su un crinale molto pericoloso, scosceso. E io gliel'ho chiesto sta cosa, insomma, come si fa a vivere? L'uomo Zanfretta come ha fatto a vivere per Ma 44 anni con guardi, questo peso? lui sempre c'ha una rabbia. Vive tranquillamente e serenamente, ma ha una rabbia interiore perché non sa come fare per dirla alla gente, per portare la testimonianza. Sì, io dice testimonio, vi porto la mia testimonianza, ma le prove come faccio a portarvele? Perché lui ha tentato, come hai ben sentito, ha tentato di prendere il disco d'oro, i diamanti, quello, quell'altro, ma non può. Evidentemente verrà il giorno in cui potrà farlo, oppure l'altra prova potrei essere io, che vado insieme a lui e sono una delle prove, il testimone, perché certamente Piero ha ragione, dice, ah, non ti crederanno neanche a te, perché può essere che tu stai al gioco che siamo amici e via, ma non sarà così, perché comunque sarà ben differente la cosa. Io non vedo l'ora di andare su, incontrarli, parlare con loro e portare 12-13 persone e quante siamo a fare una tavola rotonda con loro, perché penso che ci sia nulla di male, siamo noi una razza, una civiltà aliena, loro sono altre civiltà aliene, ce ne sono tantissime, Piero l'ha detto palesemente, ma già credevamo a questo e lo sappiamo. Sicuramente la situazione è complessa, è complicata, articolata, anche perché in mezzo ci sono i servizi segreti, ci sono i È militari, si certo, sarà è certo. visto. Questo comunque è un dato di fatto. Io non ho paura di nulla, assolutamente no. Quindi io sono abbastanza tranquillo e sereno. Nel momento in cui Piero mi chiama, io vado sicuramente. Va bene. Allora, io direi che, insomma, sto cercando di ritrovare le schermate perché Ah, adesso è ti piace la diventato. 127, di la vita. Io ce Allora. l'ho avuta questa macchina, ce l'ho avuta, ce l'ho avuta. Sì. Va bene, allora, facciamo una cosa. Se ci sono novità rispetto a...
Tu sicuramente sarai uno dei primi a saperlo. Se ci sono novità rispetto a questa cosa, ci prometti che torni a parlarcene? Io già l'avevo promesso a Sì. Pietro, sai bene che ritornerò, a meno che Pietro mi dice vai su, vieni su con me, io poi ritorno. Mandano più indietro. E mi Non manderò più indietro, io ho detto guarda, c'ho mio figlio che mi sta aspettando, quindi. Però per dirti, no, ma poi lui è stato molto gentile anche nei tuoi confronti, perché se ci sarà una possibilità di far venire un po' di persone, te compreso. Se certo non deve essere una cosa chissà che cosa, però se loro vogliono No, no, apriranno il dialogo. ma noi, a noi ci basta che, insomma, poi in qualche maniera aggiungiamo pezzi di conoscenza per gli Sì, amici che ci ma seguono. certo, ma sicuramente io gli ho detto per esempio di portare Jaime Maussan, che è un caro amico, un giornalista famoso di fama Sì. mondiale messicano. Jaime, lo devo contattare per dirglielo, e glielo dirò sicuramente, ma Jaime mi dirà di sì. Perché Jaime è uno che ci crede a Piero, al caso di Vabbè, Sanfretta. E certo. Jaime ha un grande, come ti posso dire, una grande conoscenza per quanto riguarda le interazioni. E poi lui è voluto molto bene dal popolo messicano, perché lui sta dappertutto Sì, sì, come sì. ufologo, come giornalista, come ricercatore. E poi è una persona molto gentile e clemente, una persona di cuore. Quindi sicuramente sarà io gli ho detto a Piero, voglio far venire Jaime Maussan, che è una persona strepitosa. E poi ci Senti, sarebbe da far venire qualche altro scienziato. ma perché Piero? Perché Piero è una persona semplice, Piero è una persona di cuore. Loro non vogliono persone che sono, capito, complesse, scientifiche, troppo scientifico, perché la nostra scienza è una scienza È senza coscienza. limitante forse per loro. Una La persona che è nostra troppo scienza, infarcita della nostra scienza diventa per lui. te lo ripeto, la nostra scienza è senza coscienza. Quindi è inutile continuare a seguitare a dire la nostra scienza. La nostra scienza è antica. La nostra scienza non ha nulla Sì. ancora da imparare molto, da scoprire molto, Sì. ma per imparare molto, devi fare esperienza su questo campo. Oggi i radiotelescopi, caro Francesco, ancora cercano le onde radio che vengono dalle stelle. Dobbiamo cambiare frequenza, non è quella la frequenza, è la frequenza del cuore quella che conta. E Piero ce Sì. l'ha questa frequenza del cuore. Sì. Siamo noi, dice i trasmettitori, e noi possiamo ricevere e trasmettere, come lo fanno i Dargos, come lo fanno altre comunità di civiltà extraterrestri. Va benissimo. D'accordo. Allora, Massimo, noi intanto ti ringraziamo per questa opportunità che ci hai dato di incontrare Piero. Ci aggiorniamo sicuramente ormai all'anno Sì, ma prossimo se perché non abbiamo più date ci fino alla fine dell'anno. sentiamo, se ho novità mettiamo ultime No, no, news. vabbè, o ce li abbiamo o non ce li abbiamo sul caso Zanfretta con Sì, te, ci troviamo l'anno assolutamente. prossimo con qualche altro tema, poi ci Sì. sentiamo più avanti per fissare nuove date. E così mi piace questa idea di fare anche una playlist con te insomma, sulle esperienze, i racconti di incontri extraterrestri di contatto in Italia e non, perché poi tu sei, come dire, un raccoglitore di tante informazioni, insomma, ormai hai un'esperienza ventennale, forse di più. No, 41 anni. A Appunto, appunto, appunto. voglia. A voglia. Va bene, che dirti? Grazie, grazie. Che stasera non c'è Grazie stato modo con gli amici da casa di fare un po' interazione, ma avete capito che è stata una puntata abbastanza spigolosa per certi versi, perché dovevamo entrare come dire, nell'intimità di una persona che ha vissuto un'esperienza molto spesso, non a tratti, molto spesso complicata per lui. Appunto. Io ci sono entrato 36 anni fa e sono diventato oltre l'amicizia. E Infatti, quindi ho il infatti. massimo rispetto. E lo sai quando Piero mi ha detto: tu sei il mio migliore amico e ti posso Sì. dire Sì. qualsiasi cosa, dimmelo se sbaglio. Io gli ho detto soltanto una cosa: Piero, tu sei libero di fare quello che ti senti di fare. Nessuno ti deve dire fai questo o fai quest'altro. Quello che tu senti, fallo. Va bene, allora sto seguendo, adesso mi è andato l'occhio sulla chat, stavo leggendo alcuni commenti di Tom Cruise che ringrazio per la stima e l'affetto e l'apprezzamento che hanno i nostri
Riguardi. Va bene, ci Un po' vediamo. peccato. Ah, sì. Ci vediamo lunedì. Un abbraccio a tutti, alla prossima. Ciao Massimo, ciao. Ciao Francesco, Ciao, buona ciao. serata. Ciao, ciao. Ciao a te.